via etere. Ok, come vi dicevo, se per nessuno non ci sono problemi, verrà registrata la riunione per poi dopo metterla su YouTube. Qualora non voleste far vedere il vostro viso, semplicemente o se non vi va bene che la registriamo, ditemelo. Se no, se non vi va di far vedere il viso, a parte che, vabbè, potete togliere l'uso della telecamera. Allora, io vi do il benvenuto oggi qui e apriamo con una breve meditazione che leggerò, non è farina del mio sacco, per questo lascio, vabbè, c'è Franco che era più bravo sicuramente di me, e poi lascerò la parola a Marco per poterci appunto far ascoltare le sue canzoni. E insomma, è sempre bello. Ti ringraziamo per essere qui con noi anche oggi. Credo che sia la terza volta, se non erro. Non mi Terza, ricordo, seconda, sì, terza. 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 E grazie che ti metti a disposizione di noi. E nulla. Allora, nel Salmo 90, 12, ci dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, per acquisire un cuore saggio. Mentre in Seconda Pietro 3:9 possiamo leggere: il Signore è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Fratelli e sorelle, un altro anno è finito. Alcuni avranno dovuto sopportare più prove di altri. Per qualcuno forse è stato segnato dal lutto, dalla malattia, dalla disoccupazione o da altre difficoltà. Ma ogni credente ha potuto sperimentare la potenza e la grazia di Dio. Certo, dobbiamo riconoscere che abbiamo compiuto molti passi falsi e ci rincresce di non aver fatto tutte le opere buone che erano state preparate per noi, di aver chiuso gli occhi troppo spesso di fronte al dolore degli altri e non aver pregato abbastanza. La soluzione però non sta nel fare buoni propositi per l'anno prossimo, ma piuttosto nel fare appello alle risorse divine che il Signore ci mette a disposizione per vivere come piace a Lui. Non dobbiamo poi dimenticare l'altra parte del bilancio, quella della bontà di Dio. Essa è ripiena di benefici che Dio rinnova ogni giorno per noi, dalle sue liberazioni ai suoi incoraggiamenti. Anche chi non crede è stato, senza rendersene conto, oggetto della grazia di Dio, perché nella sua pazienza Dio ha continuato a invitarlo a volgersi a lui. Cari fratelli e care sorelle, come credenti, non manchiamo le occasioni che abbiamo di testimoniare il suo amore, facendo del bene al nostro prossimo. Dopo la fine del vecchio anno e all'inizio di quello nuovo, ci scambiamo gli auguri. In famiglia, fra i vicini di casa, coi colleghi di lavoro, tra fratelli e sorelle di chiesa. Buon anno e soprattutto buona salute. Sì, ma cosa verrà scritto nelle pagine bianche di questo nuovo anno? Che cosa ci porterà? Che cosa ci toglierà? Nessuno sa in anticipo che cosa questo nuovo anno ci riserverà. Ciò che desideriamo di più è una buona salute. Ma questo è veramente essenziale? Ciascuno di noi ha speranze, progetti, chi desidera vedere realizzati, ma in realtà non siamo neppure sicuri del domani. Chi risponderà ai miei interrogativi? Chi piloterà la mia vita? Sarà il caso o sarò io con un controllo minuzioso della mia attività e della mia salute? Se la penso così, dimentico che moltissime circostanze sfuggono al mio controllo. La mia salute può dipendere dalla tenuta di un piccolo vaso cerebrale, sottile quasi come un capello. Non posso fare una scommessa nel futuro, dicendomi semplicemente che andrà tutto bene. Soltanto una relazione fiduciosa con Dio può rischiare il nostro futuro e darci la pace, non solo per un giorno, per un anno, ma per tutta la vita, quella presente e quella futura, al di là di ogni cosa. E vorrei concludere appunto leggendo due versetti
Uno lo troviamo in Giovanni 17,3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il nostro, il solo vero Dio, e colui che, lo ha, che, ti, che, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Facciamo personale questo invito. Io l'ho fatto e mi dico ogni giorno, questa è la vita eterna per me, Milena e ognuno di voi, che conosca te, il solo vero Dio, e colui che, mi ama, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi ognuno di noi facciamo questa esperienza nella vita, accogliamo Gesù come nostro Salvatore, entriamo in una relazione vivente con Dio, che è l'unica speranza e guida unica, e riceveremo la vita eterna. Questo è ciò che desidero per me e per voi, ed è anche il mio augurio nella preghiera di Dio. E penso che in questo momento più di altri, dove, come abbiamo detto anche più volte, non c'è certezza, non c'è più niente, si vede molto smarrimento nelle persone, rabbia, perché comunque le cose sono cambiate, probabilmente anche per alcuni versi in maniera irreversibile. Credo che sia veramente fondamentale fare nostro questo messaggio, sia di avere Cristo come obiettivo e di farlo veramente nostro questo messaggio, portarlo agli altri, affinché possiamo affrontare al meglio le giornate, sia che siano positive, che siano negative, e mettere tutto in preghiera, perché questo è importante, fondamentale. Io vorrei concludere con una preghiera, chiedo a Paolo, se vuoi, sì Paolo tu, Paolo Valte, non so se ci sono altri Paoli, ah sì è vero, c'è Paolo Buscati, scusami. Paolo Valte, se puoi concludere con una preghiera, poi dopo darò la parola, vabbè, parola, darò spazio a Marco con il momento musicale. Va bene, vogliamo unirci in preghiera ora. Grazie Signore, nostro buon Padre nel cielo, grazie di tutto, grazie che ci sei sempre vicino, grazie che tu ci avvicini anche in questi tempi difficili dove non possiamo incontrarci personalmente, ma possiamo incontrarci qui per via di Zoom, e questo è anche una bella cosa, poterci vedere da lontani, e siamo riuniti tutti qui sotto il tuo nome. Grazie che tu ci conduci ogni giorno, grazie che tu ci dai tutto il necessario e anche molto di più, ma specialmente ti ringraziamo per il tuo amore che ci dai ogni giorno, che ci fai sentire nostro Padre. Ringraziamo Gesù, nostro fratello, ringraziamo tutti gli angeli, lo Spirito Santo, affinché possiamo essere sempre uniti. Ringraziamo della parola che tu ci mandi, e ora vogliamo anche metterci in tua presenza. Ti ringraziamo che abbiamo anche la bellezza di poter sentire musica, e qui ti ringraziamo che questa bellissima cosa che è la musica tu l'hai anche creata fra tante altre cose. E ora aprici il cuore, aprici i sensi, affinché queste musiche che Marco ci presenterà possano essere ben accolte e che ci possano provocare gioia e tanti buoni e belli sentimenti. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore, con la richiesta di perdonare i nostri peccati e tutto questo, in nome di Gesù. Amen. 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 Grazie. Amen. E niente, allora io adesso do la parola a Marco che sicuramente ci saprà spiegare, insomma, il tuo programma, ecco, scusami, oggi non ho molto le parole. Lascio te la parola. Bene, bene, bene. Senti, intanto, va bene, ringrazio io voi dell'invito, questo sicuramente mi è sempre un piacere. Ma nel tuo discorso, Milena, mi hanno colpito due frasi. Incomincio dalla seconda. La prima che hai detto, quando hai detto che forse certi cambiamenti che sono venuti ultimamente sono irreversibili. E mi ha colpito, poi ho pensato, penso che a volte siamo noi
a metterci dei limiti, siamo noi con la nostra mente a metterci dei limiti, forse nulla irreversibili, che se guardiamo nella storia è successo di tutto di più, tutto è cambiato, tutto è tornato come prima, cioè è tutto un mutamento continuo. Quindi io, ecco, avendo un pensiero comunque positivo, penso che non ci sia nulla di, spero che non ci sia nulla di irreversibile, ma come esattamente come la musica, no? Ecco, e poi la prima frase che hai detto è stata, che mi ha colpito, è stata che la musica, cioè che non ci sono, non ci sono confini e non ci sono, non c'è età, non ci sono confini, esattamente come la musica. Siamo noi, ecco, che dividiamo la musica in generi musicali, perché siamo condizionati dalle epoche, dagli autori, e poi ci siamo inventati gli stili. Sì, è vero che ci sono delle forme estetiche che corrispondono a un determinato, oggi diciamo, genere musicale, ma se noi ci astraiamo da questo concetto, la musica è tutto, come dire, un pastone, se così posso dire, unico. Cioè non è altro che uno magnifico gioco di suoni, che poi sia Beethoven, che sia un cantante pop, o che sia un brano jazz di John Coltrane, è sempre un magnifico gioco di suoni, e così va presa. Quindi io siccome so che voi avete questo tipo di filosofia anche, no? È un atteggiamento verso la vita. Non ho fatto una scaletta. Io, Maurizio prima mi ha chiesto cosa suonerai, dico non lo so, improvviserò un po'. Bello. Infatti adesso mi è venuto in mente... poi non so, non posso ricordarmi se li ho già suonati o meno, casomai li ascolterete. Mi è venuto in mente prima, mentre parlavi, Lady D, che è stato un grande successo di Richard Clayderman, che è la musica di Paul Senneville. Non è musica classica, è musica considerata pop, però siamo ancora negli anni Ottanta. Però secondo me una melodia, quando è piacevole, quando è bella, non è che vale meno se non l'ha scritta Beethoven, oppure se l'ha scritta Chopin vale di più. No, questi musicisti erano esattamente come noi, sono stati dei grandi geni, poi loro avevano la capacità di costruire, magari da una piccola idea, di fare una grande sinfonia. Oggi la musica leggera, pop, sono brevi. Però non per questo, secondo me, ha meno valore sotto il profilo, come si può dire, spirituale anche, se me lo concedi. Ora, se siete d'accordo, e lo sarete senz'altro, tanto la faccio lo stesso, vi farei Lady D, che con la musica di Paul Senneville, e che è stato un grande successo di Richard Clayderman. Grazie. Thank you.
Si è sentito bene? Si sente bene? Benissimo. Bene, bene, bene. Grazie, grazie. Complimenti. Ecco, a me piace molto questo brano, così è spensierato e allegro. Ha anche una vena malinconica, perché poi Richard Clayton la dedicò a Lady Diana, che poi purtroppo anni dopo è successo quello che è successo. Però così, lo trovo curioso, è un esempio di musica pop, però secondo me intelligente. Adesso che cosa posso suonare? Cosa posso suonare? Vediamo un po', vediamo un po'. Posso fare una colonna sonora famosa. Marco, sì? Posso dirti una cosa? No, scherzo. Questo brano mi ha accompagnato nei viaggi che facevo da Sassari a Nuoro quando ero pastore in Sardegna. Sì. Mi ha fatto compagnia durante tutti i miei vissuti in Sardegna e ti ringrazio perché me l'hai... Questo brano? Sì, proprio questo brano. Allora lo dedico a te, anche se l'ho già fatto bene. Grazie, scusa. No, 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 interessante, ma trovi che è una musica comunque piacevole, no? Assolutamente, assolutamente. È un brano dell'81, 80-81 mi pare. Io lo ascoltavo nell'83, 84, 85, quegli anni. Bene, 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 bene. Allora adesso pensavo a una... presi più i cini, ma anche il cinema ci ha dato delle melodie molto... Il musicista che... Molto... Sento delle voci. Okay. Scusate, potete chiudere i microfoni o Maurizio chiudili tu per chi... Ok. Ma magari riapriteli soltanto se volete fare i commenti tra un brano e l'altro. Sì, però sì, dopo, sì. Esattamente, ecco. Almeno abbiamo questo momento di interazione, diciamo, però quando lui suona chiudetele perché se no risulta un pochettino disturbato. Sì, se no risulta anche disturbato. Ok, anche la registrazione poi. Grazie comunque. Grazie Marco. Allora, dicevo, anche il cinema ci ha dato molte melodie famose, importanti. Ora devo dirvi una cosa breve tra la musica, diciamo, pop e la musica classica. La musica classica è uno spartito come questo, dove ci sono tutte le note che, per esempio, un compositore ha scritto e il musicista, in questo caso il pianista, deve suonare esattamente quelle, né una di più né una di meno, cioè deve suonarla come il compositore l'ha scritta. Invece la musica, diciamo, leggera ha una linea melodica con sotto gli accordi e poi aspetta al pianista arrangiarseli, cioè arrangiare tutta la struttura pianistica, ecco perché si chiama proprio arrangiamento per questo. Quindi c'è una melodia. Allora io ho preso dei temi famosi di colonne sonore e li ho arrangiati poi con mio modo, pianisticamente, e poi li ho anche trascritti. Uno di questi brani che io amo molto e che si allaccia proprio al concetto dell'amore e ai limiti, la storia, e intanto il brano è un uomo e una donna, tratto da un film di Claude Lelouch, e quel film, è un film del 64 mi pare, con Jean-Louis Trintignant e Luc Aimé, e la musica è di Francis Lai. Che cosa ci dice? Ci dice che, a parte lo stile del film che è molto particolare, ma quella musica è molto particolare, molto, molto... speciale anche perché tutta fatta su una nota ritenuta, ma quel film ci dice proprio, tornando al discorso di prima di Milena, non ci sono limiti, cioè queste due persone si incontrano, però apparentemente il loro amore è ostacolato da una serie di problemi, e invece poi alla fine, ecco, con l'amore si superano i limiti. Io amo molto quel film, anche perché è molto semplice, non ci sono... Cioè, è una storia d'amore molto, non all'americana, che sono tutti, sapete, belli, ricchi. No, è una storia d'amore tra due persone semplicissime che devono superare delle difficoltà. Ve la suono anche perché è uno dei primi brani, forse il primo brano che io da bambino provai a suonare sul pianofortino. Un uomo e una donna. Thank you.
Grazie. Ti è piaciuto questo? Moltissimo. Faccette e faccette. Dunque, che cosa posso fare adesso? Che cosa posso aggiungere? Vediamo un po'. Posso fare un brano mio? Posso fare un brano mio? Sì. Certo, più che volentieri. Allora ne faccio due. L'altra dunque... volta erano stati graditi i tuoi brani. Ah sì? Ah, ne avevo fatto qualcuno, sì. Sì, due o tre, penso. Adesso non mi ricordo quali, con esattezza. Ma vi farei adesso un brano che è... Le Jardin des Orchidées, cioè il giardino delle orchidee, che un giardino di orchidee probabilmente non può esistere, però idealmente, no? Mi sono immaginato questo giardino di orchidee, questi fiori che cadono, quindi e con una specie di silfi, di danzatrice che danza tra le orchidee. Era anche un'idea per un balletto che poi non è stato fatto. Spero lo gradirete. Grazie. Scusate, c'è un problema. È stato bloccato il microfono del pianista. Io non ho accesso a toccare, non sono admin, non posso fare questa cosa. Ma proprio quello del pianista, dovevo... Infatti non si sente. Infatti. Mi dispiace, purtroppo. E la dobbiamo far rifare. Però questo microfono. I giardini dell'orchidea ci stanno, ma non in Italia. A Singapore ci sono molti ci sono dei grandi giardini d'orchidee, però non qua. È un sogno per l'Occidente. Marco, mi senti? Ti hanno bloccato il microfono, te lo puoi riaprire? Non so cosa è successo. Scusatemi, queste sono, come posso dire? Non si è sentito nulla?
No, perché... No, ci dispiace. Purtroppo queste sono le cose che succedono in diretta. La rifaccio. No, scusate. Era così bella. Io però vi chiedo a tutti di spegnere il microfono. E non quello del pianista, perché quello è vitale. No, quello del pianista lo può spegnere solamente l'amministratore, forse. L'amministratore è pasticcio, mi sa. Ah. L'amministratore ha fatto pasticci perché per disattivare tutti gli audio ha disattivato durante il tuo. Sì. Siccome l'amministratore anche lui è un apprendista di Zoom, ha fatto pasticci. Ma l'amministratore chi è? Sono io l'amministratore. Io non sono amministratore. Sono io, ho fatto pasticci, ma nessuna torta. Mi scuso e adesso riprendiamo. La rifaccio. Le Jardin de Looking Glass. Se ce la puoi rifare, ti ringraziamo e scusaci per... Figurati, no. Scusami tanto, Marco. Si sentiva dei rumori, qualcuno non l'ha disattivato, non è capace. Tu hai disattivato tutto. E Maurizio li ha disattivati e ha chiuso anche il tuo, però. Ci siamo ancora. Le Jardin des Orchidées, che ho scritto io, un brano che un po' di anni fa, e vi ho già spiegato, no? Cosa... Sì, certo, anche del balletto. Thank you.
Complimenti, bellissima veramente. Bellissima. Questa qui è andata. Stupenda, non ce l'avevi credo mai fatta sentire questa. No, ecco, meno male, bene, bene. Ecco. Io ho una domanda. Come? Avrei una domanda per te. Prego. C'è un'ispirazione particolare tua in questo brano? Si respira una particolare fonte di ispirazione? Oppure... La versione originale, penso, il primissimo tema, diciamo, l'embrione, è del 96. Ed era un periodo particolare mio. E feci una versione breve così. Dopo la ripresi nel 2008-2010 e la sviluppai, la riarrangiai. Però pensa che l'ho riarrangiata anche lì in un periodo particolare creativo. Io nel 2007-2008 ho avuto una crisi mia, diciamo, creativa, artistica, se così posso esprimermi, e ripresi questo pezzo proprio in quel periodo e lo arrangiai definitivamente come l'avete sentito adesso, sì. Quindi poi legato alle orchidee, perché in quell'epoca, insomma, mi ero trovato casualmente in questi grandi gardens dove vendono fiori, e c'era un reparto tutto di orchidee, e lì poi insomma mi viene in mente di chiamarla proprio così, perché inizialmente non aveva un titolo. Quindi, sì, c'ha un'origine, ecco. Bello, a me piace il fatto che parte molto così dolce, però poi quando si sviluppa il brano ci sono anche dei momenti di breve tensione o comunque di indeterminatezza che lo rendono interessante. Grazie, mi ha fatto piacere. Bene, una giusta osservazione. Bene. Allora proseguiamo con un nuovo. Avete qualche cosa? Cosa posso fare? Beh, senti, allora facciamo un'altra colonna sonora, va bene? Famosa, certo. Tanto io passo di Paolo in frasca, perché la musica è tutto un calderone, io pesco dove mi pare, così tanto, no? L'importante è che sia una musica... Adesso mi è venuto in mente, mentre suonavo questa musica, pensate, la testa va altrove, mi è venuto in mente il Dottor Zhivago, C'è l'amore, quella è un'altra storia, a parte che è un film bellissimo, vabbè, lo sappiamo, un capolavoro del cinema, con le musiche di Maurice Jarre, Oscar, ha preso vari Oscar, tra cui anche per la musica, e c'è questo tema famosissimo, che è il tema di Lara. Ora ho pensato di suonarvelo, comunque è una musica, anche qui è una musica semplice, fondamentalmente semplice, e facciamoci caso, no? Che a volte le cose più belle sono quelle semplici di quelle complesse. Perché complesse è una cosa, complicate è un'altra. Quando sono complicate, l'autore ha sbagliato. Possono essere complesse, ma se sono complicate, ha sbagliato qualcosa. Ora pensavo di suonarvelo, va bene? Grazie. Thank you.
voilà, tutto è andato tutto bene, tutto a posto. Benissimo, grazie, complimenti. Vediamo se adesso mi è venuto in mente Chopin, un valzer di Chopin, l'Adieu. Spero di ricordarlo perché è un po' che non lo suono, comunque. E questo brano, questo valzer, pensate, fu scritto da Chopin quando lui, insomma, valzer dell'Addio si chiama, quando si separò da un suo grande amore che era la contessa Wozinska. E la contessa Wozinska però era purtroppo, per ragioni dell'epoca, sappiamo, nobiliari, era in realtà promessa sposa, era destinata a essere la sposa di un uomo nobile, ricco, un uomo che non amava, quindi alla fine insomma, hanno dovuto separarsi e Chopin scrisse questo valz dell'Adieu. Ma quello che mi ha sempre colpito di questo brano è che ha una prima parte molto melodica, che poi sapete che i valzer di Chopin sono chiamati valzer, li ha chiamati valzer, ma non è che siano ballabili, cioè non è una musica come i valzer di Strauss, per intenderci. Però sono valzer perché hanno una struttura ternaria. E lui ha scritto questa prima parte che è molto melodica, molto chopiniana, molto, molto romantica. Poi c'è una seconda parte che stranamente è più allegra. Ecco, tornando al discorso che mi faceva prima quel ragazzo di cui Filippo. Ecco. Chissà come mi ha scritto questo intermezzo quasi allegro, brioso, in un valzer, cioè che ha un significato di un addio. Poi ho pensato, non è che il vecchio Chopin, perché sapete che Chopin era uno che con le donne lui faceva paf, cadevano ai suoi piedi, mica uno, però era una persona seria, intendiamoci. Ma chissà com'è, forse ha visto in qualche modo, o le ha dedicato comunque, era il suo modo di, secondo me, è una mia interpretazione, o era il suo modo di dedicarle a lei, comunque di dedicarle gioia, felicità, cioè ovvero io soffro per te, ma contemporaneamente siccome ti amo ti auguro il meglio, ti auguro di essere felice. Ecco, poi c'è una terza parte che invece è molto più ballabile, molto più valzerina, se così si può dire, e quella secondo me è usata come ponte per poi ritornare al tema principale. Spero di ricordarmela tutta, grazie. Grazie a te.
Chopin è sempre Chopin, eh? Eh sì. Bene, bene, mi è piaciuto il brano? Avete colto questo molto aspetto, aspetto malinconico e contemporaneamente anche così gioioso, è una cosa strana. Io se posso dire una cosa, Marco, condivido la tua osservazione di prima. Credo che tanti artisti di un certo calibro, non solo nella musica classica, ma anche jazz, anche pop a volte, meno, ma anche lì, fanno proprio questo tipo di accostamento, magari di modi diversi, no? Usano un modo maggiore, poi utilizzano un modo minore, o lidio, eccetera. Creano questi contrasti proprio perché vogliono dare il senso di un qualcosa che non ha un messaggio univoco. Ecco, questo secondo me è l'obiettivo. Mi viene in mente, non so se conosci Nick Drake, per citare un genere musicale non troppo... Anche lui, per esempio, in Things Behind the Sun, ovviamente lui scrive canzoni molto tristi, però utilizza anche il modo maggiore, dal La minore alla maggiore, proprio per dire, ok, c'è il buio nella mia vita, lui aveva forti problemi di depressione, però quando passa al modo maggiore vuole sottolineare, questa è la mia interpretazione, che ci sono due lati delle cose, ci sono i momenti tristi, ci sono i momenti belli e le due cose sono legate. Non posso parlare di tristezza se non ricordo la gioia, non posso parlare di gioia se non ricordo la tristezza. E anche a me è una cosa che piace molto nella musica, quando ci sono questi accostamenti di sensazioni diverse. Sì, anche perché sto pensando, in realtà... Tu hai parlato del modo minore, quindi facciamo capire a chi non fosse musicista, cioè un accordo minore è questo, no? Un accordo maggiore è questo. Questo è un Do minore, questo è un Do maggiore. In realtà serve, l'uno esalta l'altro, cioè sì. Il passare da un maggiore al minore, cioè quando passa il maggiore esalti il minore e viceversa, quindi sì. C'è questo contrasto, sì. Beh, poi nella musica romantica, in generale, è molto, molto usato anche questo, anche nella musica pop. Ma oggi non vedo però la ribalta odierna degli artisti pop del calibro che abbiamo avuto negli anni 70-80. È vero. Non vedo, non so, come, magari ci sono, ma forse non viene dato loro spazio. Anche io mi chiedo sempre questa cosa, se sempre più commerciale, come facile, deve essere facile, commerciale, vendibile, a discapito invece di chi ha delle cose più profonde da esprimere. Ecco. Io non so quei tempi come siamo, ditemi voi, fino alle 8 se andiamo avanti, no. Faccio ancora qualche continua. No, ditemi voi. E continuo con cosa posso fare? Beh, faccio un altro brano mio allora. Più che volentieri. Ecco, dopo Chopin ci metto un brano mio. Ma è un brano che posso fare Sogni oppure Zefira? Faccio Zefira. Zefira ce l'ha piaciuta l'altra volta, mi ricordo. L'avevo fatta Zefira? Sì, però ce l'ha piaciuta tanto, sia Sogno che Zefira. Puoi farle tutte e due se vuoi. Se non ti ringrazio di questa concessione, quindi... Bene, allora la rifaccio. Zefira è un brano che ho scritto dedicato a una mia gatta, che si chiamava Zefira, una gatta che ho trovato nel... Vi racconto questo aneddoto perché ci tengo, una gattina che ho trovato nel motore della macchina, nel cofano della macchina. Stranamente era rimasta illesa e la portai nel mio studio, abitavo ancora in Toscana, insomma, poi è cresciuta con me nel mio studio, lei mi faceva gli agguati sulla tastiera, no? Io suonavo, lei faceva come cartoni animati, no? Così. E non ci crederete, ma lei, sapete che spesso i gatti quando si suona hanno come delle reazioni emotive, no? Ma io quindi quando suonavo questo brano, che lei probabilmente io scrivevo e dedicai a lei, sembrava che lei lo riconoscesse, cioè come se questo brano qui, che io suonavo spesso con lei che faceva gli agguati sulla tastiera, lei lo avesse memorizzato. Io quando suonavo questo brano, lei veniva sempre vicino al pianoforte. Quindi è veramente incredibile. Probabilmente hanno un sistema per decodificare la musica, le frequenze, non so. Comunque vi assicuro, lei lo riconosceva. Zefira. Grazie. Thank you.
bellissima. Che bello. Mi piace questa qui. Sì, bellissima. Io sono un gattofilo, gattofilo. Sì, lo sappiamo. Sono arrivato alla Verne 6. Per un breve periodo, dopo una si è spenta, è passata la miglior vita, ma per un certo periodo ne ho avuti 6. Quindi non è facile gestirli. No, sei soltanto. Anche tra di loro sono gelosi, bisogna stare attenti dopo. Bene, 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 bene. Adesso farei un altro brano famoso del cinema. Scegliete voi, Anonimo Veneziano o Love Story? Non possiamo fare un sondaggio adesso, fare un plebiscito. Tutti e due, tutti e due. Ma guarda un po' che roba. Tutti e due. Va bene, li faccio tutti e due. Va bene. Grazie. No. Love Story è scritto da Francis Lay, è lo stesso che ha scritto Un uomo e una donna, tra l'altro. Ok. Grazie. Adesso allora Anonimo Veneziano, la musica di Stelvio Cipriani è scomparso l'anno scorso, purtroppo. E il film sicuramente l'avrete visto, insomma. E io ho avuto la fortuna di conoscerlo da ragazzino, Stelvio Cipriani, in vacanza in Umbria. Mi accolse nella sua casa, io suonai dei
i brani a pianoforte e lui mi diede poi qualche consiglio su come si scrive la musica per un film. Ci sono qui piccole cose che uno ricorda come da un maestro, come è stato lui. E allora, insomma, la suono sempre volentieri questo brano perché, a parte che Venezia è la mia città, ma poi in più ho questo ricordo nella vita di aver conosciuto Stelvio Cipriani, anonimo veneziano. Bellissimo, grazie. Stupendo. Beh sì, un bel brano. Bravo. Complimenti. Sì, è un'epoca anche di un cinema che non c'è più. Questi film con questi grandi temi musicali, come nella musica, Filippo, non c'è più probabilmente. Io penso che ci sarebbero gli autori, ma non sarebbero film che non produrrebbe più nessuno, perché oggi la produzione scenografica guarda soldi immediato, dopo 3 giorni il film è già bruciato, una settimana e fine. E questa è la logica del soldo, del guadagno, del profitto, solo il profitto, no? Quindi senza. Però speriamo che torneremo, ecco, nulla è irreversibile, Milena, speriamo che troveremo. Poi secondo me, Marco, è anche la gente che sta venendo abituata ad utilizzare sempre meno il cervello, sì. Perché abbiamo sempre più macchine, sempre più informatica che fa quello che dovrebbe fare il nostro cervello, e piano piano il cervello anche a livello emotivo si spegne, no? È vero. Verissimo. Per esempio nel nostro tempo lo vediamo in ragazzini, no? Sì. Beh, questo è sì. Basta prendere un qualsiasi genere musicale, anche la musica rock degli anni 70 era estremamente più interessante, più complessa, ma come dicevi tu prima, ben costruita, e quindi una complessità bella,
ma oggi poca gente, cioè pochi giovani riuscirebbero ad ascoltarla, perché hanno bisogno di immediatezza, di semplicità. Sì, sì. Veloce, tutto subito. Lo so. Sì. E questo si riflette anche nei sentimenti, poi. Anche nei rapporti umani si riflette poi questa cosa qui. Vabbè. I giovani negli anni 70 avevano in mano i libri. Sì. È vero. C'è anche quel discorso lì dei libri, sì. Bene, proseguiamo ancora, abbiamo ancora un'oretta, no, a disposizione. Che ore sono? Io non... Allora, sono le 17:17. Se ci vuoi fare magari ancora due o tre brani, così, se per te... No, va bene, faccio sogno, va bene? Sì, ecco, che è un tuo brano. Ci vuoi raccontare la storia di Sogno? Come è nato? Sogno è un brano che ho scritto nel 2008. E, così, sempre quel periodo in cui avevo questa crisi creativa, è uno di quei brani che poi lentamente sono stati un segnale del mio ritorno. Che io, come voi sapete, Loredana sa... Io ho iniziato a scrivere, perché scrivo anche delle storiacce noir, ho iniziato a scrivere proprio quando, durante questa crisi. E quindi quando ho iniziato a scrivere tutto, se ho riscoperto la creatività, ho riscoperto... E questo è stato il primo brano, Sogno, che, diciamo, della mia rinascita. Ecco, coincide con la mia rinascita. Bene, grazie. Thank you.
dà proprio il senso del risveglio, molto bello, grazie. Stupendo. Grazie a voi. Bene, proseguiamo con un altro brano. Io sono, ditemi voi, eh. Scegli tu. No, nel senso che non so, ecco. Allora facciamo. Possiamo fare, beh, un altro brano mio allora. Più che volentieri, ci piacciono i tuoi brani. No, ecco, visto colonne sonore, il tema d'amore, non so se lo conoscete, forse avete il CD qualcuno, Marilena, Loredana ha il CD. Della Cantico di Maddalena, forse ce l'ha. Ecco, ecco. Il tema d'amore, un film di cui ho scritto la colonna sonora qualche anno fa per pianoforte e orchestra, e vi suono il tema principale, ok? Stupenda, questa è la mia preferita. Ah sì? Sì, mi piace tantissimo. Bene, su YouTube o anche su CD? Che sì, sì, ma io ti ho già scovato su YouTube. Quella finale del film con gli archi. Bene, se siete d'accordo concluderei. Sì, appunto, noi ti ringraziamo perché sei stato estremamente disponibile. Decidi tu come concludere questo bellissimo pomeriggio musicale. Ma io di solito i miei concerti li chiudo sempre con, è vero, l'ho detto. Però forse l'ho già fatto, che come Honky Tonk Train Blues, che è un po' una sì, mia sigla, perché allora, questo brano qui io quando avevo 13 anni, 14 anni mi ripresi a suonare, io ho cominciato da bambino, poi ripresi, e allora lo faccio perché è un brano un po' di chiusura allegra, è una specie di mia firma, purtroppo non l'ho scritto io, però rappresenta per me qualcosa, così lo dedico a tutti voi, anche gioioso. E chiudiamo così allora, in allegria, col tuo brano che usi di solito per chiudere i tuoi concerti. Sì, di solito lo faccio sempre. E allora anche oggi. Lo suono da più di 40 anni e non mi annoia mai, quindi.
Marco, comunque l'ultima, secondo me è un tuo pezzo talmente ben scritto che non avrebbe sfigurato neanche su un grande film come, non voglio, tipo Nuovo Cinema Paradiso, per dire, cioè uno di quei film che io quando guardo piango sempre perché la colonna sonora è scritta talmente bene, ma talmente bene che una volta a teatro mi hanno preso in giro, eravamo andati io e lei a vedere, un tributo a Morricone, hanno fatto quella canzone lì, mi sono messo a piangere, e tu dici, guarda, quello lì piange, ma... però quando una canzone d'amore è scritta molto bene come la tua che hai appena fatto... Grazie, grazie, sono lusingato. Ma tu sei anche tu musicista, giusto? Suoni? Per passione mia, sì. La chitarra, mi pare. Ho cominciato con la chitarra e poi negli ultimi anni mi diletto anche con il pianoforte e con tromba flicorno, sì. Ah, anche flicorno, mi piace molto il flicorno. Sì. Uno degli strumenti preferiti, sì. Bene, bene, allora niente, io intanto... Tanto vi ringrazio già fin d'ora perché spero di arrivare incolume alla fine, quindi, quindi vi ringrazio prima, non si sa mai. Posso dire qualcosa? Prima. Ti sì. Posso dire qualcosa, Marco? Certo, certo. Ecco, allora, tu sai che noi nella terza età festeggiamo sempre i compleanni, no? Vorrei che facessi anche tanti auguri per Paolo perché ha appena fatto il compleanno. Ma certo. Ecco, ti ricordi auguri, che mai Paolo. Detto? Ecco. Va bene, allora tanti auguri per Claudio, ok? È un auguri. Augurio speciale auguri a Paolo. Speciale a Paolo che quando perché ci lui torte. Torte. Senza torta cioè, guarda che io non dimentico ma io non sono brava a fare le torte, te l'ho detto, se vuoi ti faccio le lasagne o pizzotti. Ecco, allora fare le lasagne bisogna trovarci prima o poi sono ci troveremo da tua mamma anche tu Filippo L'ultima volta è andata male con i vicini col flicorno, mi hanno redarguito e no, quindi a casa di Loredana non lo posso più suonare. Bene, allora vi suono Honky Tonk Train Blues, va bene? Volentieri. Thank you.
Allora, io, Marco, io ti voglio ringraziare da parte della terza età, della Chiesa Avventista, che sei sempre disponibile per venire a lietarci con la tua musica, e speriamo di vederci presto dal vivo, farci un bel concerto dal vivo. Sì, sì, sì. Sono molto contenta e penso che anche Paolo, sai, lui abbiamo anche qui nella chat un fratello nostro, Franco Evangelisti, che è un pastore, anche lui è responsabile della terza età, Franco. Attiva adesso i microfoni, Maurizio. Potete aprire i microfoni. Potete. Sì. Per ultimo, prima di salutarci, Franco ci farà una preghiera, Franco, per la fine del sabato e per tutti assieme, va bene? Ecco. Innanzitutto faccio gli auguri a Paolo. Ti abbraccio, Paolo. Grazie, grazie. Ricordando tutti, piacere vederti. Che bello. Ricordando tutti i tempi che abbiamo trascorso insieme. Sì, Agateo. Sì, sì. Signore, grazie perché la gioia fa parte dei regali, dei doni che tu ci hai fatto. Che nel momento in cui abbiamo accettato l'autore della vita, Gesù, nella nostra vita, è fatto dono della gioia, non solo della salvezza, ma anche della sapere che ci hai circondato di cose bellissime, uno di questi strumenti celesti che tu ci doni, e che lo strumento della musica ci permette di connetterci con te. Signore, grazie per questi momenti vissuti insieme. Ti prego di benedire l'artista che ci ha accompagnato in questo percorso musicale, che possa godere sempre della tua presenza e della tua benedizione. E grazie, Signore, per tutti coloro che erano collegati oggi pomeriggio, finché la tua pace, la tua presenza possa raggiungerli nei loro cuori e nelle loro case. Grazie, Signore, perché tu ci ami anche nei momenti più difficili della nostra vita e la nostra speranza. A te, Signore, sia la lode e l'onore per sempre. Amen. Amen. Adesso lasciamo un po' i saluti. Qualcuno, io ti saluto caldamente, veramente. Sei veramente un grande amico. E saluto anche tutti quelli che hanno partecipato. Penso a Flavia, che bello che sei. Grazie a voi. A voi. Arrivata. A mia cugina Claudia. Grazie. A Diana. A Annalise. Alla sorella Sara. A Sara di Giovanni, a Latina, a Emanuele. E a te e a tutti voi, anche a altre persone che magari non vedo il nome, ma ringrazio anche Franco Evangelisti che ha partecipato alla mia riunione. Questo lo devo ringraziare. Lascio a voi i saluti se volete commentare, Marco.
Bene, io vi ringrazio, sono contento di avervi allietato, veramente speriamo di fare un concerto da riunione dal vivo, con le torte. Alle torte ci penso io, alle torte ci penso io. Ci pensi te Flavia, brava. Concordiamo. Anch'io ti voglio ringraziare da parte appunto di tutti noi, dal gruppo della terza età, che ti metti sempre a disposizione per noi, e veramente grazie di tutto ciò e complimenti, perché sei veramente un grande artista e ogni volta che ti sentiamo ci carichi con la tua musica, perché la musica, appunto, come diceva anche prima Franco, è anche uno strumento, è una medicina. E grazie per questo. Sì. Bene, allora grazie a voi. Vi auguro una buona settimana. E grazie. Metteremo la registrazione su YouTube, in modo che potranno ascoltare anche chi si è dovuto staccare prima, chi non c'era perché magari ha altri impegni. E speriamo di poterti ascoltare dal vivo, perché sicuramente se ci hai emozionato così tanto tramite appunto un canale, come posso dire, virtuale, dal vivo sicuramente sarà fantastico. E l'ho ascoltato anche dalla Colombia, dalla Colombia. Certo, da tutta Italia, dalla Svizzera, dalla Colombia, sei internazionale ormai. Franco, lo inviteremo alla terza età. Cosa ne dici? Sicuramente. E quest'anno vi volevo annunciare che tra l'altro avremo a Bellaria un anno speciale, perché avremo un ospite, come ospite un nostro carissimo medico dell'Argentino, che tratterà il tema della guarigione in un tempo di pandemia. Dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sociale, insomma, è un argomento molto interessante. E quest'anno avremo anche il ritiro spirituale della terza età nelle Valli Valdesi, dal 21 al 25 aprile, quindi avremo anche questo programma a livello nazionale. Comunque sarete informati di tutto, però complimenti per questo programma che avete pensato come terza età. Io amo poi la musica in una maniera particolare e ti farà piacere, Marco, averti nella Città della Musica a Cremona, dove abito io, per fare qualcosa di bello. Ma guarda bello. Che ero a Cremona, pensa che ero a Cremona, avevo saputo prima, ai primi di dicembre, a presentare un mio libro, e poi sono andato anche a vedere il Museo del Violino, quindi è una città bellissima, Sì, io abito proprio a Cremona amiamo la musica in una maniera particolare e quindi sarà bello magari organizzare qualcosa insieme. Sarò felice di esserci. Certo. Vedi, io voglio ringraziare tutti anche da parte mia, appunto. Scusate, Maurizio, però non ti si vede, Maurizio, si vede. No, voglio ringraziare tutti per la presenza, è stato bellissimo comunque, grazie a te Marco comunque che sei sempre straordinario con questi brani musicali, scusate un pochettino per i problemi tecnici, sono apprendista di Zoom però nell'ultimo periodo, ma con adiuviato Emanuele che è il mio esperto, e voglio fare pubblicità anche a lui, perché tutte le domeniche come gruppo di Bergamo loro organizzano delle bellissime riunioni via Zoom, perciò se volete partecipare chiedete a lui, che sarà felice di avervi insieme a lui per queste riunioni della Via Migliore, il loro gruppo che si incontra ogni domenica per discutere. Adesso stanno parlando della famiglia, ma sicuramente Emanuele può dare delle informazioni supplementari. Poi comunque, visto che sei qui, appunto Franco, cogliamo l'occasione per invitarti a un incontro via Zoom al quale siete tutti cordialmente invitati, magari anche prossimamente, secondo i tuoi impegni, ci presenterai sicuramente qualche messaggio biblico che il Signore ti ispirerà. Perciò facci sapere se puoi a febbraio o marzo, quando puoi, e lo programmeremo in base anche alle date della Chiesa di Massagno.
perciò sei benvenuto come sempre. Nell'attesa di averti anche, di avervi e di averti anche personalmente in presenza, ecco. Tocca a me. Non so se volevi dire qualcosa, però hai visto che ho fatto un po' di pubblicità. Sì, però. Volevo ribadire intanto un grazie al vostro artista, che è veramente una persona artisticamente fantastica. Ho apprezzato molto questi brani. Per certi aspetti mi sembrava di già conoscere, però adesso mi sono ricordato che avevamo già fatto qualche mese fa più o meno un concerto del genere, quindi lo conoscevo già, e spero di sentirti un giorno dal vivo e di vedervi tutti dal vivo, perché dal vivo è tutta un'altra cosa per noi viventi. Quindi credo che la nostra aspirazione sia legittima, e intanto che attendiamo questi bei momenti dal vivo, vi ricordo che noi la domenica ci incontriamo, come diceva Maurizio, per questi messaggi che riusciamo a dare e a completare un po' l'assenza dalle chiese. Non riusciamo a vederci, quindi con questo strumento riusciamo in qualche modo a sopperire, a stare vicino a coloro i quali per noi sono nostri fratelli, nostre sorelle, nostri amici. È un'occasione per incontrarci. Vedo Sara De Giovanni, che non vedo da qualche anno. Ho visto volentieri Franco, che non vedo da qualche anno, anzi che non sento da qualche anno, da qualche tempo. Quindi è una bella occasione per vedersi. Vi auguro un buon proseguimento e buona serata a tutti. Grazie. Buona serata a voi. E grazie ancora di cuore a Marco per questo bellissimo pomeriggio. Vuoi dire qualcosa, Flavia? Niente, è sempre un piacere vedervi, davvero spero di vedervi dal vivo il prima possibile, innanzitutto perché vorrà dire che il discorso Covid sarà un po' più lontano, e poi almeno ci conosciamo di persona dopo tutto questo tempo. E niente, auguro a tutti comunque una buona continuazione di anno, sperando che con l'aiuto di Dio le cose siano diverse, migliori, insomma, che si possa tornare ad essere come eravamo prima, con una socialità diversa, un modo di vivere più sereno e tranquillo. Grazie. Tante belle cose a tutti. Allora, io auguro a tutti, specialmente a Marco, che noi ci sentiamo sempre, io ti scrivo tutti i giorni, vero Marco? Ti scrivo, ti mando i versetti tutti i giorni, perciò noi ci sentiamo sempre, e ti auguro una buona serata, una buona... Anche a voi. Come si chiama? Una buona settimana, e che il Signore ti accompagni sempre, a te e la tua mamma. Un forte abbraccio. Anch'io vorrei ringraziare Marco di tutto cuore, mi ha fatto molto piacere e ho ammirato la sua abilità, e ho notato che hai suonato tutto quanto senza spartito. Che testa che hai! Grazie Marco! Un grazie anche da parte mia a Marco e a tutti voi, e un caro saluto ai fratelli che conosco. E un caro saluto anche a quelli che sto conoscendo adesso. Grazie perché condividete il vostro invito anche con me, con la nostra chiesa, e al prossimo incontro. Perfetto. Avete avuto modo di conoscere il compagno di Milena, che ha parlato di musica. Ah, sì. È un intenditore, un musicista. Non si intende veramente. Sì, però è un musico, no, suona bene, è vero? Non dire così, no? Roma, no, sei bravo. Stavo pensando. Vorrei dire che la prossima volta ci allieterai anche con un tuo brano. Ricordo. Lo pensi? Marco, l'ultimo pezzo che ha fatto sinceramente è impressionante. Solo chi strimpella un po' il pianoforte può rendersi conto quanto complicato avere le mani che fanno due tempi completamente diversi e la testa divisa in due. Bravo Marco, bravo, grande. Grazie a voi, grazie. Grazie. Allora, a presto.
presto, a presto a tutti. Ciao, grazie Marco. Ciao Paolo, ciao. Ciao, benedica, compagni. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.